Presidente, grazie. Io ringrazio il Sindaco che ha consentito l'utilizzo di questa autorevole sala. A Roma si dice che la sala del Campidoglio, la più importante, la si consente soltanto per i matrimoni, perché il matrimonio equivale al valore del futuro ed equivale anche al grande valore dell'unità e dell'unione che rappresenta ragione di festa non solo per chi si sposa, ma anche come simbolo, quella è la città che lega e collega tutti e dispone il collegamento tra passato e futuro. Quello che facciamo oggi, secondo me, è un matrimonio tra passato e futuro. Quindi, come se fossimo nel Campidoglio romano, il Sindaco ha fatto bene a consentire l'utilizzo di questa sala, non per una qualsiasi iniziativa, ma per consentire a Lanciano di continuare a fare Lanciano. Noi dovremmo porci anche la domanda, Lanciano fa Lanciano? Lanciano ha fatto Lanciano quando coltivava radici e futuro. Della storia di Lanciano, che valore ha la casa editrice Caramba? Oggi dovrebbe essere l'iniziativa zero per fare in modo che tutti sappiano che valore ha avuto la casa editrice Caramba. Io sarò un po' dissacrante oggi, cercando di imitare qualche millimetro di quello che avrebbe detto in un'occasione come questa quella coppia infernale che non va mai d'accordo di Sgarbi e di Cacciari. Voi siete innamorati del Mastro Giurato ed è tradizione. Però attenzione, se la tradizione non apre al futuro, la tradizione è soltanto passato. È soltanto passato. La potenza della casa editrice Carabba vi collega al migliore tempo del passato, ma vi consente il migliore tempo del futuro. Quanti sono i cittadini nuovi di Lanciano che sanno esattamente che Carabba è una casa editrice che ha consentito le ruote al pensiero nazionale? Allora, faccio una graduatoria. Di sicuro lo sa Leo Scopa. Poi lo sanno quelli che per ragioni di lavoro hanno incrociato i prodotti della casa editrice Caramba. Ma non c'è un'operazione, diciamo così, di gradevole volgarizzazione come dovrebbe essere quando siamo davanti a patrimoni irripetibili. Caramba è un patrimonio irripetibile, ma non solo tenuto dentro le mura di Lanciano, nonostante la gloriosa storia di questa città. Se io vi dicessi che noi ci siamo tolti dalla perifericità di una regione grazie al prodotto che ha consentito questa casa editrice, io non ho esagerato per nulla. Mentre il lavoro, consentendo la misurazione dagli anni 70 fino ad oggi delle nostre università, è molto discutibile, il valore del lavoro delle nostre università è molto discutibile, e prima o poi lo dovremo fare, visto che voi scomodate intellettuali importanti, tipo quelli riuniti oggi nel nome e nella memoria di De Cecco, dovremmo fare una domanda alla nostra opinione pubblica, al nostro spirito pubblico. Quanto ha aiutato della crescita e del progresso dell'Abruzzo l'attività delle nostre università? E guardate che non sempre è progresso il fatto che qualche migliaio di persone abbia trovato lavoro seduto e stancato. Invece, fuori di dubbio, il ruolo svolto da questa casa editrice nel mettere le ali al pensiero. Prendiamo una cosa gradita ai ragazzi e ai fanciulli. La vicenda di Heidi, nella regione dei Grigioni, in Svizzera, vale 3 miliardi di euro. È una favola. Heidi non è esistita. Quella favola raccontata e dispiegata vale 3 miliardi di euro. Chi ha avuto l'intuizione di volgarizzare quella storia? La casa editrice Caramba. Questo nel tempo della normalità, prima di Funari e delle trasmissioni radiofoniche 3131, si sarebbe chiamata modernizzazione. E chi l'ha fatto? L'ha fatto una casa editrice che, mettendo insieme pensiero, approfondimento, pubblicazione, volontà di condivisione, arriva ad agganciare una questione straordinaria che andrebbe replicata, simulata, emulata. Se io penso all'ascito di quel gigante del pensiero giuridico e politico, ma anche economico, di Silvio Spaventa, di Bomba,
quando diceva che ci saremmo tolti da una specie di macchia geografica di cui si disse in quel concistoro cardinalizio quando venne candidato Celestino V, e si disse che veniva da una terra delle lontananze della perdita dell'acqua. Silvio Spaventa disse: questa regione potrà partecipare al dibattito del nascituro sistema paese se si dota di un luogo dove la memoria viene anche consentita al futuro, che è la casa editrice. Di questo parliamo. E l'Abruzzo, soprattutto questa parte dell'Abruzzo, abbondante di acqua, di legname e di carta, è stata una parte che ha consentito anche altrove la produzione editoriale. Il Napoli veniva però reso tale dall'abbondanza di acqua, di legname e di carta del Sangro. È dentro questa storia che è scritta la promessa della casa editrice Carafa. Ed è un peccato che oggi sia, permettetemi un'espressione che non è mia, ma la prendo a prestito dalla villania comunicativa ma forte di uno Sgarbi o di un Cacciari, è un peccato che oggi possa somigliare soltanto ad un garage riempito di volumi risalenti al passato. Ecco perché ci dobbiamo trovare. E siccome c'è una bellissima coincidenza, idealmente parlo sempre riferendomi a questo senato, diciamo, della saggezza che è espresso in questa sede da Lelio Scopa, un senatore della saggezza, c'è la direttiva europea del 14 dicembre del 2022 che descrive, scrive, scrittura che cos'è la sostenibilità della ricchezza prodotta dalle imprese e dice che un'impresa oggi deve una parte degli utili rimettere in circuito affinché si generi questa ricchezza delle condizioni dell'anima che è anche la cultura. Ha riconoscimento fiscale, riconoscimento di sostenibilità, il sistema bancario adulto dice che se non dimostrate questo livello di sostenibilità non meritate istruttoria. Ma vogliamo confrontare risorse di questo tipo date alla casa editrice Carafa con le porcherie che si fanno non solo qui, nei tanti altrove dell'Italia, con quelle dazioni di denaro che io chiamo collanine e medagliette? Allora, ci sono una decina di imprese adulte che vogliono dare risorse. Il compito di questo sinedrio che siete voi è di garantire la luminosità del reimpiego e la straordinaria tradizione di valore di cui siete di sicuro capaci. Io farò oltre il possibile. Vorrei che anche i luoghi del giudizio della vita altrui sapessero quanto vale la Carafa. Penso alle magistrature. Oggi è una giornata complicata perché il sabato andrebbe lasciato alle famiglie, il sabato mattina. Dobbiamo trovare un tempo idoneo per fare in modo che si allarghi questo processo di confidenza in maniera tale che sia di moda dare risorse alla casa editrice Carafa. Sempre assumendo come mio interlocutore Lelio Scopa, sapendo che è condiviso da tutti, a Verona, quando una volta c'era, diciamo, il gradimento quasi amoroso nei confronti di una banca locale, si diceva: noi dobbiamo rendere la Banca Popolare di Verona alla moda affinché anche i bambini mettano i loro risparmi in questa banca. Noi dobbiamo rendere alla moda destinare risorse alla casa editrice Carafa, perché consente di dare ruote al pensiero, consente di fare anche un po' circolo culturale, ma dove la produzione editoriale è di più di un circolo culturale chiuso in se stesso, che pure l'Abruzzo ha. Perché attraverso i libri voi consentite anche a chi non ha tempo in quell'istante di poterlo recuperare. Io ho portato questo libro che non è della casa di Carafa. Secondo me questo è un libro che stabilisce il prima e il dopo. Perché le nazioni falliscono? Ma c'è un sottotitolo: perché le nazioni progrediscono. Non è una questione di ricchezza del sottosuolo che stabilisce quando una nazione fallisce o progredisce. Non c'entra nulla il sottosuolo, è la quantità e la qualità delle idee. Una città senza produzione di idee non è niente, è meno di megalò. Una città, affinché abbia futuro, ha bisogno di idee, e le idee hanno bisogno di attività sul modello di quelle editoriali. Questo è un discorso che interessa molto anche gli imprenditori.
interessa le libere professioni. Io vengo da una città nella quale stiamo perdendo le libere professioni. L'avvocato Lamoggia sa il mio pensiero. Tant'è che si dice che i processi si gestiscono e non si studiano più i fascicoli, perché è nata una specie di caffetteggiamento tra gli avvocati e le altre figure del circuito dell'accertamento della verità. E anche su questo va un po' reigienizzato il lavoro delle libere professioni, sapendo che parliamo di un'Italia nella quale le libere professioni hanno fatto l'Italia unita. Erano quei coraggiosi lì. Ma se manca l'attività culturale, come difendiamo noi questi fondamenti del vivere collettivo? E guardate, non esiste che uno si inventi qualcosa, c'è bisogno di recupero della tradizione e la casa editrice Carampa, così come delle riviste legate al territorio, è l'Araldo Abruzzese, che di sicuro voi sapete di che cosa sto parlando, del Teramano, è l'Araldo Abruzzese, che provava a cucire il pensiero cattolico di quella fatta col pensiero laico di quella fatta. Non è possibile fare di tutta l'erba un fascio e dire che la casa editrice inventata da ultimo può essere paragonata alla storia della vostra carta di pensiero. Allora, io vi darò una mano con tutto il cuore, io non ho più obiettivi terreni, cerco il paradiso. Voglio andare in paradiso, caro Mario. Voglio andare in paradiso. C'è mio padre lì e io spero di reincontrarlo. E questa la colloco come una buona azione per rimediare anche a stagioni di vergogna che la politica ha prodotto in generale in Italia. Quindi vi ringrazio molto, sono contento di trovarmi in una porzione di pensiero, diciamo così, adulto di questa città che tanto ha dato nel passato anche al pensiero collettivo regionale. Io so parlare con la ricchezza di questa regione, so parlare all'orecchio. Qui ci sono alcuni imprenditori, ma altri mi hanno garantito che verseranno. Poi non c'è una tradizione, diciamo, lombardo-veneta, grazie alla quale l'imprenditore benestante dona anche il suo tempo. Dona il denaro, ma non dona il suo tempo. Però noi faremo in modo che trovino anche tempo per capire che hanno bisogno anche di coltivare l'anima, oltre che i documenti contabili delle proprie aziende. Deve tornare alla moda, deve essere bello, la sede della casa di Scarabba deve essere una cosa bella, bella, e sono convinto che lanciando su questo si guadagni anche una centralità, diciamo, di urbanistica dei valori per quanto riguarda anche la regione. Ringrazio ancora il sindaco, di cui so molto, qui c'è un sindaco in carica, un sindaco emerito, conosco liberi professionisti seduti attorno a questo tavolo, io parlo con estrema riconoscenza nei confronti del loro lavoro, ma sono dissacrante quando vedo la pigrizia che prende il sopravvento. E anche qui la medicina si chiama la lettura critica, la lettura che poi genera il confronto. Personalmente bombarderò. Allora, vi do un nome, Guerrato farà la sua parte rispetto a questa straordinaria missione. C'è l'elioscopa che rappresenta un mondo, ci sono piccoli imprenditori in cammino con successo come Massimo De Cesaris, c'è Di Nardo che si occupa di sicurezza, ma ci sono molti altri che ho contattato e mi hanno detto che lo vogliono fare. Naturalmente contribuiamo a superare, diciamo, quel rossore degli zigomi quando magari ad occuparsene sono pochi e se sono tanti tutto diventa più facile e anche più gradevole. Se ho omesso qualcuno di citare non l'ho fatto per calcolo, soltanto perché anch'io sono umano. Grazie e buona giornata.